Voglio riprendere oggi il tema che ho cominciato ieri, che è quello dell'analisi sistematica delle obiezioni che negli anni amici e conoscenti mi hanno fatto ogni volta che si è discusso il tema negozi e centri commerciali aperti la domenica, sì o no. Anche se questa può sembrare, ed in parte è, la solita polemica italiana nazional popolare che fondamentalmente priva di sostanza e dettata dal nostro provincialismo più che dall'esistenza di un'effettiva polemica in sé, di un tema importante da discutere, io la considero tuttavia importante personalmente perché mi sembra che sia collegata, che pur essendo in sé abbastanza vacua, sia collegata a molte questioni collaterali che invece sono di grande importanza e su cui secondo me ognuno di noi dovrebbe riflettere per se stesso nella sua vita privata e nella vita politica, nella vita collettiva che conduciamo tutti quanti insieme come comunità politica. L'obiezione che voglio affrontare oggi è quella dello sfruttamento dei lavoratori, che mi è stata sottoposta in n forme negli anni e riflettendoci su ho sintetizzato in due frasi fondamentali, due commenti essenziali. Commento 1. Se vuoi fare una cosa stupida come fare shopping, di domenica, sei per lo sfruttamento dei lavoratori. Frase 2, questo è il futuro che vogliamo per i nostri figli? Punto interrogativo, ma il punto interrogativo è retorico. La prima frase sottintende che lo sfruttamento dei lavoratori del commercio è causato solo e soltanto dalle mie esigenze, richieste esagerate di consumatore, che se queste esigenze non sussistessero, queste richieste non ci fossero, i lavoratori non sarebbero sfruttati. L'altra frase invece sottintende che i lavoratori del commercio sono comunque persone della nostra stessa comunità politica e sociale, noi siamo responsabili del futuro professionale, sociale, economico che li attende, sia i lavoratori attualmente occupati, sia le prossime generazioni che potrebbero essere occupate in questo settore. La questione preliminare è: c'è sfruttamento in questo settore economico? C'è un effettivo, oggettivo sfruttamento dei lavoratori? La questione è aperta. La questione è aperta, ovviamente, da un lato abbiamo le aziende che protestano il fatto che rispettano le norme, rispettano le leggi, è tutto preciso e tutto lineare, i loro lavoratori li amano e sono felici di lavorare per loro. Dall'altra parte abbiamo i sindacati che denunciano un quadro decisamente opposto. Lavoratori si lamentano, altri lavoratori non si lamentano, alcuni lavoratori fanno causa, altri non la fanno, alcuni la vincono, alcuni la perdono. Ok, la questione è complessa. L'ultimo che ho seguito, giornalista che ha fatto un'inchiesta su questa cosa, è stato Iacona lo scorso anno. Se trovo il tempo ve lo linko in descrizione. Era una puntata di Presa Diretta che si chiamava Lavoratori alla spina e la trovate sul sito della RAI. Molto molto bella perché Iacona è un professionista di cui ho una grandissima stima e che adoro seguire. Quindi la questione è aperta. Ai fini del ragionamento che voglio fare io, ha più senso partire e dare per scontato che lo sfruttamento ci sia. Perché se lo sfruttamento non c'è, allora non c'è, lavora la domenica, fatti dare i turni giusti, fatti pagare il giusto e non rompere le scatole. Quindi ha senso porsi il problema partendo dal presupposto che lo sfruttamento ci sia. Cos'è lo sfruttamento? Lo sfruttamento è paghe basse, turni lunghi, poche giornate di riposo, poca possibilità di scelta del lavoratore sulle sue giornate di riposo e sui turni, poca partecipazione a organizzare il proprio lavoro, poca libertà nell'ambiente di lavoro, ricatti di vario tipo da parte del datore di lavoro, un ambiente poco sereno, la condizione generale di sfruttamento. Ok, quindi dando per scontato che questa ci sia, la domanda è in che modo viene ridotta o migliorata dal tenere l'attività chiusa un giorno a settimana? Cioè, se io mi trovo in balia di un'azienda che per aumentare i propri profitti o per ridurre le proprie perdite ritiene di poter agire pressando me il lavoratore, spremendomi come un limone, decurtando i miei diritti, in che modo concentrare questo sfruttamento su 6 giorni alla settimana anziché 7 migliorerà la mia situazione? Anzi, è più facile pensare che porterà a una riduzione del personale,
Cioè, se io sono sempre questo imprenditore che ho per aumentare i miei profitti o per ridurre le mie perdite, presso i miei lavoratori e cerco di ottenere il massimo da loro decurtando i loro diritti sindacali basilari, ok? Quindi operando uno sfruttamento, se mi togli una parte della mia possibilità imprenditoriale, della mia possibilità di fare profitto della mia attività, io non mi terrò lo stesso numero di lavoratori che avevo quando potevo lavorare 7 giorni e trattandoli meglio o rispettando i loro diritti. Io ridurrò il numero di lavoratori e continuerò a trattare quelli che restano come prima, se non peggio. E potrò trattarli peggio perché in linea teorica io ho aumentato la messe di disoccupati, quindi la quantità di concorrenti a quel posto di lavoro che hanno le persone che lavorano per me, e quindi ho un ulteriore strumento di ricatto per dire se non ti sta bene, quella è la porta. E questo si introduce a qual è la causa dello sfruttamento? Oddio, però prima vorrei dire un'altra cosa. Cosa consente oggi lo sfruttamento? Se noi guardiamo le norme vigenti sul lavoro, il contratto collettivo del commercio, lo statuto dei lavoratori e tutta la normativa complessa ed interessante che ruota intorno alla relazione tra capitale e lavoro, datore di lavoro e dipendente, vediamo che le norme ci sono. Ci sono le norme sui turni, sui riposi, ci sono le norme sulle paghe orarie, le paghe più alte nei festivi, le paghe più alte per il notturno festivo. La normativa c'è. Allora, se la normativa c'è, com'è possibile che si attui, come abbiamo dato per scontato che si sta facendo, una situazione di sfruttamento? Fondamentalmente attraverso due meccanismi che riconducono a una sola causa. Tu puoi, in presenza di una normativa, puoi ignorare la legge e fare come ti pare, fare contratti a nero, fare contratti non veritieri, dichiarare una cosa e poi farne un'altra. Puoi semplicemente ignorare la legge e fare come ti pare. Oppure puoi, utilizzando gli strumenti dei contratti atipici che sono stati introdotti nel nostro ordinamento a partire da poco prima del 1995, mi pare 92-93, la prima introduzione dei contratti atipici nel nostro ordinamento giuridico, per quella via puoi, e sfruttando le zone grigie che l'applicazione dei contratti atipici, se non sorvegliata attentamente, consente, puoi applicare il lavoratore a mansioni che nella realtà sono una cosa e sulla carta sono un'altra. Sulla carta prevedono una paga più bassa, un certo tipo di trattamento nei propri diritti, nelle ferie, nei riposi e tutto quanto. Nella pratica applicare qualcos'altro, sfruttando le zone grigie dei contratti atipici. Un esempio tipico sono le cooperative. Tu puoi avere una cooperativa che lavora per te, per esempio, per fare gli scaffali. Qualcuno ha idea di come è la condizione dei lavoratori italiani che sono soci lavoratori? Se non avete idea precisa della normativa e dello stato dei fatti, io consiglio un approfondimento. I contratti a termine, i contratti a progetto, cioè puoi utilizzare tutte queste tipologie contrattuali in maniera limpida, trasparente e corretta, oppure come strumenti di sfruttamento. Lo strumento, ovviamente la legge non viene scritta con l'intento di far sfruttare i lavoratori. Una legge non sapientemente scritta e non perfettamente regolata, che non sia accompagnata dai controlli degli organi preposti, però dà questa possibilità. Quindi poi torniamo, perché non fanno i controlli gli organi preposti? Perché quello richiede un finanziamento da parte dello Stato, quindi da parte di tutti noi che paghiamo le tasse, massiccio. Devo investire ingenti capitali pubblici per finanziare gli ispettori, gli uffici, la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la Polizia, per mandarli massicciamente a fare controlli sulla condizione dei lavoratori. Tutti i lavoratori, perché poi non ci sono solo quelli del commercio.
agricoltura, industria, servizi, ok. Quindi, se io ho una volontà di sfruttare e ho un interesse a sfruttare il lavoro delle persone, io oggi ho da un lato la possibilità, grazie all'assenza di controlli, o non all'assenza, diciamo, alla non capacità in questo momento storico dello Stato di fare tutti i controlli che sarebbero necessari, di semplicemente ignorare la legge, non contrattualizzare i miei lavoratori o contrattualizzandoli in maniera fraudolenta. Dall'altro lato posso sfruttare le aree grigie del lavoro, dei contratti atipici, le aree grigie del lavoro in cooperativa per ottenere lo stesso risultato, rendendo anche più complicato l'accertamento qualora arrivano i controlli. Ok, ma perché i lavoratori non sono in grado di difendersi da tutto questo? Perché i lavoratori non sono in grado di dire: sai cosa, io questo lavoro per te, schifoso, a 3 euro l'ora, io non lo faccio, fatelo tu. Perché stiamo parlando di mansioni per lo più a bassa e bassissima qualificazione professionale, che vengono fatti oggi da persone giovani, dalle categorie che nel mondo del lavoro sono più marginali e hanno maggiore difficoltà di inserimento, quindi da lavoratori che non hanno tutta questa possibilità di scelta. E non avendo tutta questa possibilità di scelta, preferiscono, rispetto a morire di fame, rispetto a non avere assolutamente un lavoro, accettare queste condizioni, la maggior parte ritenendole transitorie o ritenendole che questo, ritenendo che questo è il meglio che il mercato del lavoro può offrire loro. Rispetto ad una condizione del genere, che aiuto concreto e strutturale può dare la chiusura di un giorno a settimana degli esercizi? C'è da dire anche un'altra cosa, che è un altro elemento che favorisce la marginalità di questi lavoratori e la loro, anzi, due elementi che favoriscono la marginalità di questi lavoratori e il fatto che sia più facile che siano vittime di sfruttamento e che non abbiano gli strumenti per difendersi. Dall'altro abbiamo detto che i tassi di disoccupazione in Italia sono alti. Questo è un lavoro a bassa qualificazione, è molto facile per chi intende sfruttare il lavoro altrui, dire: se non, lo, non se 3 euro all'ora non stanno bene a te, guarda, ne ho 200 a cui stanno bene. E in generale questo meccanismo di ricatto. C'è da dire che la bassa qualificazione professionale fa sì che il lavoratore si trovi con la concorrenza di tanti altri come lui, con la stessa bassa qualificazione professionale, lo stesso basso livello di competenza. C'è da dire che l'evoluzione digitale, l'evoluzione tecnologica è sempre più alle costole dell'attività commerciale. Amazon è un esempio, è solo un esempio. Si può fare online la spesa, io lo faccio già da una decina d'anni, la spesa su internet che ti viene portata a casa e paghi col POS oppure paghi dal sito con carta di credito, senza neanche vederlo un supermercato o un centro commerciale. I negozi di Amazon, quelli senza personale, saranno una realtà molto presto. La distribuzione al consumatore, molto presto, non avrà bisogno di personale umano, non avrà bisogno di quel personale a bassa qualificazione che oggi viene massicciamente impiegato. Probabilmente finché non troveranno un modo di robotizzare completamente le attività di magazzino, serviranno magazzinieri e scaffalisti, forse. E anche lì quello è un settore dove le proteste dei sindacati sullo sfruttamento dei lavoratori sono note a tutti e le polemiche che sono in corso sono note a tutti. Quindi, a conclusione di tutto il ragionamento, io non voglio negare che esista lo sfruttamento e non voglio negare che per un lavoratore sfruttato trovarsi a lavorare anche la domenica, sia
sia ancora più brutto rispetto a essere sfruttato dal lunedì al sabato. Contesto che questa una misura che obblighi gli esercizi commerciali a rimanere chiusi sia risolutiva sul punto dello sfruttamento. E secondo me è palliativa e populista, perché senza andare a approfondire il problema, senza dire al lavoratore ti dovresti sindacalizzare, dovresti fare rete con gli altri lavoratori come te, dovreste lottare per i vostri diritti, vi dovreste impegnare per la vostra formazione, dovreste forse pure considerare che questo ambito di lavoro, questo settore dell'attività economica del nostro paese, forse non ha bisogno di tutti questi lavoratori e dovreste magari considerare altri ambiti per cui però è richiesta formazione in cui vi dovete impegnare, dovete lottare per i vostri diritti. Tutto questo è impopolare, ok? Come è impopolare andare a dire al resto degli italiani dovreste pagare più tasse per finanziare i controlli pubblici per la tutela dei lavoratori del commercio che sono lavoratori come voi. E quindi è molto più facile dire chiudiamo la domenica e applausi, chiudiamo la domenica, che bella idea che hai avuto, come sei buono, come ami il popolo. Ok, no, ho parlato 16 minuti e 26, ho detto tutto, mi ero dimenticata della sindacalizzazione, ho detto pure quella, la chiudiamo qui. Grazie a tutti gli amici che mi stanno sostenendo, grazie alle persone che non mi conoscono e recentemente mi hanno fatto dei complimenti su questi video, grazie a quelli che non mi conoscono e mi hanno criticato. Per favore seguite il canale, commentate sotto i video, non per darmi ragione, anzi se commentate per darmi torto e possiamo aprire un confronto io sono più contenta. Mettetemi like, mettetemi dislike, un abbraccio a tutti. E se non si scarpara, non rompo ragazzi e semenzella.